Come figlie di Maria Ausilia Beatrice abbiamo quattro progetti sul territorio del Piemonte, e uno riferito ai bambini della scuola dell'infanzia dal titolo Cittadini del futuro crescono e ci sono 39 posti. Altro progetto per i cui destinatari sono i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dal titolo Sotto lo stesso cielo, e ci sono 35 posti, e poi ancora un altro progetto dal titolo Decisi a cambiare, i cui destinatari sono i ragazzi della formazione professionale e i ragazzi del liceo, e poi l'ultimo progetto per i ragazzi coinvolti negli oratori, dal titolo Pronti a sognare. Ecco, questi sono un po' i titoli dei quattro progetti sul territorio piemontese. E allora andiamo più nello specifico della proposta educativa, le azioni. Ebbene, che cosa si troverà a svolgere un volontario del servizio civile? Ecco, si inserirà dentro quella che è la realtà educativa della scuola, dell'oratorio, della formazione professionale, quindi accompagnerà quanto già avviene all'interno della realtà a livello educativo. Sarà un'esperienza sicuramente significativa perché le esperienze saranno legate all'affiancamento magari di attività, di laboratori, proprio per poter aiutare i ragazzi a crescere nell'autonomia, ad acquisire anche nuove competenze e a scoprire anche proprio nuove potenzialità. Sarà quindi proprio un lavoro educativo di inserimento nelle realtà già educative con una caratteristica specifica. Qual è il valore che date alle attività di servizio civile che avete presentato? Il valore del servizio civile all'interno delle case delle figlie di Maria Ausiliatrice sicuramente è dato dallo stile educativo salesiano, che si rifà allo stile educativo di Don Bosco, che ha fondato l'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, con la presenza anche proprio di Madre Mazzarello. Il valore aggiunto sicuramente è quello di poter, come fece Don Bosco, credere fermamente che in ogni giovane c'è un punto accessibile al bene e contare fermamente su quella che è l'educazione integrale. Quindi non si guarda il ragazzo spezzettandolo, ma in quella che è tutta la globalità della sua persona. E quindi l'esperienza che un volontario del servizio civile può fare nelle nostre realtà sarà proprio quella di vivere a contatto con quello che è lo stile educativo di Don Bosco. Sicuramente per loro è stata un'esperienza a contatto con il mondo del lavoro, quindi con professionisti che amano la realtà educativa e ci credono fortemente. Sicuramente è un'esperienza che vi aiuterà per chi sceglierà il servizio civile a scoprire quelle che sono le vostre capacità e a conoscerne di nuove e a mettervi in gioco. E magari vi creerà qualche interrogativo rispetto al vostro futuro. Qualcuno sceglierà, così come è stato, di abbracciare professionalmente l'attività educativa, proprio per il bene dei giovani, così come è stato per Don Bosco.